Vamos Italia, vamos Italia, vamos Italia, vamos Italia, vamos Italia, vamos. Iscriviti al canale prima di guardare il video. Adesso, tu che mi stai guardando, iscriviti al canale. Ora, in questo momento, lascia un mi piace. Ora, in questo momento, ora, adesso, like, iscrizione. Like e iscrizione, like e iscrizione, veloce, 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 veloce. Tanto buonasera a tutti i ragazzi dall'Interista Pazzo, Italia che comunque vince una partita, diciamo, per come si è messa difficile, perché vedendo la partita di oggi abbiamo comunque affrontato una squadra che non ha avuto paura di noi. Una squadra che comunque sia sulla carta era molto 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 inferiore all'Italia, si può dire, molto sfavorita, però tutto sommato diciamo che ha cercato di metterci il bastone fra le ruote, però l'Italia inizialmente ha subito comunque si può dire subito chiuso la partita sul 2-0. Il 2-0 è arrivato più o meno a inizio secondo tempo con il gol del grande Ciro Immobile che era a digiuno da tanto tempo con la Lazio, forse un mese che non segnava con la Lazio. Sono contento perché comunque ha ritrovato il gol in nazionale ed è un gol pesante, un gol importante che ci consente di prenderci questi primi 3 punti finalmente dopo il grande digiuno di Ciro Immobile alla Lazio. Il primo gol lo fa Berardi, anche lui è comunque sia un grandissimo attaccante, un grandissimo giocatore che proviene dal Sassuolo, che ha fatto una grande partita, come tutta l'Italia, come vedendo in campo oggi. Però, come stavo dicendo, ragazzi, abbiamo trovato veramente un avversario che ci ha dato filo da torcere, continuamente, filo da torcere. Tu adesso però ti devi iscrivere al canale, perché io i video li faccio, ma tu adesso ti devi iscrivere al canale, perché ragazzi, non si può andare avanti, vedendo sempre gli stessi numeri. Io vorrei crescere, io ci tengo a crescere, voglio un contributo grosso, voglio una grande mano, perché ci sono tanti youtuber che non capiscono un cazzo di calcio e allo stesso tempo, come me, sono davanti alla telecamera, ma hanno molti più iscritti di me. Ma com'è il fatto? Perché? Perché questo? Non è che io sono invidioso degli altri, ma io non capisco la gente che comunque sia, prende il cellulare o il tablet o il computer, quello che sia, va sugli altri canali su YouTube e si iscrive facilmente al canale, così come se nulla fosse, a quattro quattro occhio, a battere un occhio, regà. Siete tutti capaci a iscrivervi agli altri canali. Io non sto dicendo che le iscrizioni degli altri canali non se li meritano, però ci sono YouTuber veramente che non capiscono un cazzo, che fanno video inutili, però comunque sia sono portati, secondo voi, alla grande mendavlena dell'atmosfera YouTube. Complimenti, complimenti, complimenti. Io però che mi faccio il culo dalla mattina alla sera, cerco comunque sia di farvi sorridere, di portarvi anche qualcosa di nuovo, però vedo che sì, sono aiutato da voi, però non vedo abbastanza contributo. Questa cosa non va bene, perché questa cosa mi mette in bestia. Tu adesso mi hai rotto il cazzo, quindi ti devi iscrivere al canale. Non sei obbligato. Non sei obbligato, però iscriviti al canale. Iscriviti al canale, ovviamente. Iscriviti al canale. 2-0 facile, facile? No. 2-0 pesa. Un 2-0 comunque che proviene dalla grande cinicità, anche se comunque abbiamo creato più palle gol, almeno 3 o 4 dopo i 2 gol trovati. Si può dire che abbiamo fatto una partita cinica, cinica, perché comunque quelle poche occasioni che ci sono capitate le abbiamo sfruttate. Sono contento per l'Italia, sono contento per questa vittoria, per questi 3 punti e nulla. Nulla. Può passare così. Bacio a tutti e vi ho già detto cosa fare. Bella riga.